Qui al Palatiziano, al termine di una grande prestazione sia dal punto difensivo che dal punto di vista offensivo, l'Eurobasket Roma ottiene una vittoria e due punti importantissimi per staccarsi dalla zona play-out, e lo fa battendo Cagliari 95-68. Una partita che di fatto è durata poco più di 10 minuti, e soprattutto il primo quarto è stato equilibrato, ma poi Berkic e Sims hanno suonato la carica a suon di triple e hanno scavato il solco tra i capitolini e gli isolani, che da quel momento in poi sono andati in un passivo di da ventello, senza mai riuscire a recuperare veramente lo svantaggio, se non in un caso nella terza frazione in cui Kine e compagni sono arrivati al meno 11 per poi essere rispediti indietro, sempre dai due protagonisti di questa partita, almeno dal punto di vista offensivo, che sono stati appunto DeSean Sims e David Birkic. Della prova difensiva abbiamo detto, è giusto sottolinearla, perché l'Eurobasket Roma ha tenuto solamente a 68 punti una squadra che abitualmente fa dell'attacco uno dei suoi punti di forza, e soprattutto è riuscita a tenere a 15 punti ciascuno due giocatori come Kin e Rullo, e a 14 punti e solamente due rimbalzi Stephens, che anche lui è abituato soprattutto per quel che riguarda i rimbalzi a ben altre percentuali. L'Eurobasket ha vinto un pochettino in tutte le voci statistiche, ma d'altra parte quando dai 27 punti agli avversari non può che essere in questo modo qui. 18 palle perse per Cagliari, 24-18 il computo degli assist, e l'Eurobasket Roma è riuscita a catturare 12 rimbalzi offensivi in più. Quindi sicuramente missione compiuta. In sala stampa coach Turchetto non può che essere soddisfatto dopo le due partite perse in trasferta, mentre coach Paolini naturalmente rende merito ai valori degli avversari, ma è molto polemico rispetto alla situazione Reggio Calabria, di cui ancora non si sa nulla. E allora trasferiamoci un attimo in sala stampa per vedere appunto che cosa hanno detto i due allenatori. L'atteggiamento della squadra, ne abbiamo parlato in spogliatoio adesso, io di solito non parlo mai in spogliatoio dopo la partita perché preferisco rivederla, è veramente l'atteggiamento, abbiamo iniziato male, no, abbiamo iniziato discretamente, però poi ci siamo un po' persi e i numeri sono impietosi, nel senso che troppe palle perse, 18 palle perse, troppi rimbalzi in attacco, 12, e troppa differenza negli assist, 24-8. La partita è tutta qui, nell'atteggiamento col quale Roma ha affrontato la partita, mordendoci dal primo secondo, e invece nella nostra paura di essere aggrediti. Purtroppo e per fortuna queste partite si giocano così. Chiunque dovesse fare i play-out deve mettersi in testa che queste partite si giocano così. Noi abbiamo altre 4 partite, dobbiamo cercare di vincerle il più possibile, però con questo atteggiamento non va bene. Certo, non abbiamo avuto sempre questo atteggiamento, era dalla partita di Biella che la squadra non giocava così soft e così remissiva, e ha vinto meritatamente Roma, e adesso ci andiamo a giocare con tutto ciò che comporta questo caso Reggio Calabria, ci andiamo a giocare alla finale di campionato. Mi sembra ridicolo giocare un finale di campionato senza sapere che cosa succederà di Reggio Calabria, mancano 4 partite e ancora non si sa niente, mi sembra veramente ridicolo. E come al solito tutti stanno zitti, nessuno si fa sentire, mentre invece per me ci vuole la rivoluzione, cioè cancellare assolutamente questo campionato perché è falsato. Qualunque decisione prenda la federazione o chi per loro è falsato. Se non retrocedono Napoli si arrabbia, e magari si arrabbiano anche quelle d'altro girone. E se li fanno retrocedere invece magari chi perde i punti perde i punti. È falsato, questo campionato è falsato, anche perché le ultime 4 giornate, ricordo che le ultime 2 vanno giocate in contemporanea per regolamento, ma ricordo anche che Treviglio ha spostato una partita l'11 aprile e gli è stato concesso. Treviglio mi sembra che sia invischiata per adesso, poi ha una tale forza di organico che si tirerà fuori, però per adesso non capisco perché gli è stato permesso di giocare una partita l'11 aprile. Tante piccole cose che non vanno bene, e ora che i presidenti delle varie società prendano in mano la Lega, facciano loro le regole delle varie leghe, A1, A2, B, quello che sarà,
e decidano loro come si gioca. Noi siamo sempre schiavi di qualcuno. Qualcuno ha sbagliato, giusto, mi sembra. Se la fiduciazione fosse falsa, qualcuno ha sbagliato. Io sono d'accordo nel chiedere chi deve provvedere a verificare se queste fideiussioni sono giuste o meno. Mi sembra che sia passato un'estate, non solo le fideiussioni, parlo anche di liberatorie con eventuali false firme, parlo anche di debiti ancora con giocatori, allenatori, dirigenti, preparatori atletici e via dicendo. È ora che i presidenti prendano in mano la Lega e decidano loro come, quando e dove giocare. Non è possibile che a quattro giornate alla fine non ci sia tutti, ma se Reggio Calabria la classifica è questa, però se Reggio Calabria la tolgono la classifica è quest'altra, a quattro giornate alla fine. Non lo so, come si fa si sbaglia, secondo me. Perché se, come giustamente dice, dovesse essere tutto vero, premettiamo questo, se dovesse essere tutto vero, Reggio Calabria viene estromessa, perché ci devono togliere quattro punti? A noi, per esempio, che abbiamo vinto due partite giocandole per 80 minuti. Perché quelle partite non contano? E soprattutto i soldi spesi per fare quelle trasferte lì, chi ce le ridà? Visto che non notiamo nell'oro. Per noi andare a Reggio Calabria è un viaggio, perché dobbiamo fare Cagliari-Roma, Roma-Reggio Calabria. È un viaggio. Chi ce le ridà quei soldi? Visto che non conta niente quella partita. Visto che noi l'abbiamo giocata e abbiamo speso soldi. E allora chi doveva controllare agosto, settembre e non ha controllato deve essere punito, non solo eventualmente se fosse vero che la fiduzione è falsa, che tutto il resto è falso eccetera eccetera, escludere Reggio Calabria o dare punti di penalizzazione. Bisogna agire e come al solito invece non agisce nessuno. Tornando alla partita, complimenti a Roma, ha affrontato la partita con l'atteggiamento giusto, ha giocatori molto esperti che sanno come giocare queste partite e noi purtroppo non ne abbiamo così tanti esperti, purtroppo e per fortuna, perché il nostro progetto prevede il potenziamento dei giovani, giovani come Turrer, Rovati, Evelyn, Matrone, si stanno facendo le ossa e impareranno tra qualche anno a nostre spese, cioè mie, del presidente, dei dirigenti e via dicendo, che come si giocano queste partite. Era una partita delicata, dopo due brutte sconfitte in trasferta, in campi comunque molto difficili, perché comunque Legnano non è terza per caso. Dovevamo cercare di metterci un po' alla prova, cercare di capire fino a che punto avevamo perso il feeling con quello che era stato il nostro percorso pre-break di Coppa Italia, e penso che per quello che è stato l'impatto difensivo abbiamo dimostrato che il feeling tra le mura amiche, se non altro, lo abbiamo ritrovato per oggi. Abbiamo vinto, abbiamo ribaltato la differenza canestri al di là dello scarto, ovviamente, che è molto superiore, ma comunque era importante anche quello. E abbiamo giocato una partita aiutati anche dalle percentuali da tre punti nel primo quarto, però vedo che adesso abbiamo fatto 24 assi su 35 canestri dal campo, il che vuol dire che i tiri che abbiamo messo erano comunque tiri costruiti, tiri aperti, perché quasi tutti i canestri sono stati assistiti. Ne tolgo qualcuno in situazioni di uno contro uno del post basso, avevamo vantaggio di taglia e quindi penso che l'attacco sia stato abbastanza equilibrato. . 26 punti al referto per Sims con il 72% dal campo, 16 punti per David Birkic con un 80%, 4 su 5 da 3 punti. Questi sono stati i due principali artefici di questa prestazione, di questa vittoria, ma sarebbe veramente ingeneroso non ricordare la prestazione, 14 punti di Pieric, piuttosto che gli 8 assist di Michael Deloach e la regia di Alessandro Piazza. Ma oggi veramente tutti hanno portato il loro mattoncino per una vittoria convincente che permette all'Eurobasket Roma, visto la contemporanea sconfitta di Treviglio, di staccarsi di 2 punti dalla zona play-out. A questo punto dalla Palatiziano è veramente tutto, da parte di Antonio Mangiola una buona serata. Prima di andare via non dimenticate di lasciare un pollice in su a questo post e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube.